a circa 30 metri, forse qualcosa di meno. Palma è sulla palla, il tiro finisce sulla barriera, Kitzaden nella zona di Argota, gli si affianca Di Leo e Argota serve molto bene Di Leo, possibilità di cross radente e gol da parte della squadra argentina del Rosario Central per merito di Bausa che si era spinto in avanti. 32esimo minuto di gioco del primo tempo, Rosario Central 1 Roma 0. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione, ecco gli argentini presenti che festeggiano il gol con cui Rosario Central si è portato in vantaggio e vedete che Bausa è liberissimo. Bausa ha giocato questa partita, sta giocando da difensore centrale, nelle prime partite aveva giocato da invece da centrocampista, si spinge spesso in avanti in occasione del rotolazione argentina molto bene, confermando il suo pieno recupero soprattutto dal punto di vista morale sulle capacità tecniche di Righetti ovviamente non si poteva mai discutere. Intanto vediamo Bruno Conti che palleggia bene, poi va lui stesso al tiro a pareggio, gol di Bruno Conti, capolavoro dell'ala mundial con un numero di altissima scuola tecnica, gran gol di Bruno Conti, ottavo minuto del secondo tempo, esplode il tifo dei sostenitori romanisti, abbiamo rivisto il gran numero di Bruno Conti, sicuramente il gol più bello visto in questo torneo di Los Angeles. Rivediamo ancora il gran gol di Bruno Conti che ha controllato il palleggio e ha realizzato il più bel gol di questo torneo di Los Angeles. Ottavo minuto del secondo tempo, Roma 1 Rosario Central 1, gran gol di Bruno Conti. E i fedelissimi del Roma Club di Los Angeles, del Caffè Roma, con Stefano Orsini, con Gigi Orlando, ovviamente hanno poi